tempo da neve, almeno quella artificiale, nelle Marche. Nel weekend alcune stazioni dell'Appennino si preparano ad una prima apertura, come a Pintura di Bolognola, per il campo scuola e il Tapirulan, operativi anche i noleggi. Le temperature permetteranno la conservazione del manto bianco, dice il climatologo e nivologo Massimiliano Fazzini. Un freddo moderato, non certamente intenso, con temperature che sono intorno alla media del periodo o forse 1-2 gradi sotto le medie nei valori massimi. Quindi è una fase caratterizzata da una prevalenza di correnti settentrionali, mitteleuropee, che provengono dal mare del nord o dall'Atlantico settentrionale, e quindi è chiaro che ci sia questo tempo più variabile, più umido, con occasione per dei brevi piovaschi o delle brevi nevicate fino a quote basse. Non è il classico tempo da neve, tra virgolette, come si dice un pochino da noi, perché in quel caso le correnti devono provenire da nord-est o da est, quindi devono essere polari continentali. Per gli operatori turistici invernali questo è stato un inizio di stagione molto difficile, perché appunto siamo stati caratterizzati da una anomala mitezza delle temperature, sia di quelle bagnate, di quelle umide, che interessano maggiormente ai produttori di neve tecnica, e quindi non è stato possibile sparare, tra virgolette. Ora le temperature sono in linea con le medie del periodo, quindi è chiaramente possibile fare produrre della neve tecnica, chiaramente cercando di sprecare, tra virgolette, meno acqua possibile, perché l'acqua è il bene più prezioso che abbiamo, e con queste irregolarità delle precipitazioni purtroppo di acqua buona ne abbiamo sempre meno. Chiaramente questa fase di tempo fresco si protrarrà perlomeno per 7-8 giorni, quindi ci sono tutte le prospettive per innevare le piste, mentre quanto a perturbazioni tali da portare nevicate più intense di quelle che ci hanno interessato negli ultimi 48 ore occorrerà attendere ancora un po', perché poi a seguito di questo passaggio perturbato si instaureranno delle correnti più occidentali o nord-occidentali, quindi che per noi significa tempo sì freddo ma piuttosto asciutto quanto a precipitazioni stesse.